Quest'anno l'Assemblea di Citazione Internazionale si svolge a Orvieto, la città dove 20 anni fa, nel 1999, al Teatro Mancinelli, fu fondata l'associazione da 4 sindaci italiani. Da allora molti passi sono stati portati avanti e soprattutto siamo riusciti ad essere, da un piccolo microsistema, un network importantissimo in tutto il mondo, che con oggi conterrà circa 280 città in tutto il mondo. Quindi una grande kermesse di Citazione Internazionale, non solo per festeggiare l'anniversario, ma anche per parlare di contenuti. Prima di tutto Citaslo Education, un workshop tematico su appunto il mondo della scuola e Citaslo, che vuole trasmettere alle giovani generazioni quelli che sono i principi delle Citaslo. Coinvolgere le scuole con questa nuova progettualità di far capire ai bambini cosa vuol dire essere cittadini di una città slow. La rete è matura, le città sono cresciute. Le azioni intraprese in tutto il mondo da oltre 250 città sono molteplici, ma oggi serve un passo in avanti, serve la capacità di fare sistema, di parlare con una voce sola e declinare queste filosofie e queste azioni in un progetto unico e sistemico che vada nella direzione del contrasto al cambiamento climatico. Poi è seguito il workshop con le buone pratiche dalle città slow, i progetti, le idee già applicate e soprattutto trasferibili da una città all'altra nei settori della sostenibilità, dell'agricoltura, del sociale, dei servizi alla persona, energie e trasporti. Abbiamo avuto per la prima volta il supporto di alcune aziende italiane e straniere che ci hanno portato dei progetti pilota su questi settori. Un momento veramente fantastico, ricco di argomenti, di argomentazioni, di contenuti e di buone idee che si possono replicare anche all'interno delle nostre città. Infine, la grande assemblea che ha visto la partecipazione di tantissimi sindaci con proposte, idee, non solo sulla sostenibilità, ma anche sulla prospettiva futura di Citaslo Internazionale. Non da ultimo hanno partecipato gli artigiani, i produttori locali, e un'esemplificazione si è vista nel mercato Citaslo, partecipato per la prima volta anche da una folta delegazione dalla Polonia. Tutti gli artigiani del territorio con i prodotti locali, agroalimentari e artigianali hanno partecipato. Orvieto ci ha accolto a braccia aperte, un plauso va a tutti gli organizzatori, in particolare a Citaslo International. E davvero dobbiamo ringraziare tutti, dai commercianti agli studenti, che hanno contribuito a creare un clima accogliente di welcome per tutti i delegati. I 17 obiettivi della sostenibilità che l'ONU ci propone sono sì dei riferimenti, ma dobbiamo essere capaci di raggiungere quegli obiettivi con la maggiore rapidità possibile, lentamente ma veloce.